Ciao ragazzi, oggi sono qui per parlarvi di un prodotto professionale. Molti mi hanno chiesto se c'era appunto un auricolare che era diciamo comodo, pratico, versatile e performante sotto ogni aspetto. Io ho scelto quindi Jabra di Eclipse, dopo averne comunque provati tanti, e devo dire che anche se ha un costo comunque elevato rispetto alla concorrenza, parliamo di 100 euro, è comunque un dispositivo che quando lo provate non lo abbandonate più, soprattutto per chi lavora, che sta tante ore al telefono, quindi magari davanti al computer mentre scrive, o sta in auto e vuole qualcosa che è leggero e soprattutto non si sente all'orecchio. Vi dico questo perché è un prodotto che pesa all'incirca 5,5 grammi, è minimale e non ha nessun tasto, ma solo un tasto a sfioramento e riconoscimento vocale che ci permette di accettare o rifiutare le chiamate. Nonostante ciò è possibile anche installare la lingua italiana sempre tramite l'applicazione. Un altro punto a suo vantaggio è che questo è un dispositivo che non muore mai, cioè viene aggiornato molto spesso sia il firmware dell'auricolare stesso che dell'applicazione che troviamo per smartphone Android e iPhone. Nonostante sia così piccolo, ha un'autonomia di 3 ore più 7 ore per la base di ricarica. Sì, perché la base di ricarica offre, oltre un supporto per non perderlo, quindi per metterlo al suo posto, un'ulteriore ricarica di 7 ore, quindi come se fosse un power bank. Quando noi prendiamo il dispositivo si fa il pairing automaticamente, quindi una prima volta che l'abbiamo fatto, e invece quando lo abbiamo a posare si disattiva e quindi si scollega dal vostro smartphone e entra in modalità ricarica. Questa è una cosa davvero interessante perché è un dispositivo quindi che ha un'autonomia di 10 ore senza influire sul peso e soprattutto sulle dimensioni del dispositivo stesso. Offre comunque un'immersione davvero incredibile grazie alla qualità audio che offre questo auricolare, e anche chi ci sente praticamente in maniera perfetta grazie al doppio microfono che troviamo sopra. Inoltre ho notato che una volta che lo si inserisce si ha un prodotto che praticamente non si sente, ha un grip pauroso, non si smuove minimamente anche con movimenti più bruschi, e soprattutto un dispositivo che ha, come ho detto, delle funzioni vocali preimpostate. Un dispositivo che ci indica anche l'autonomia rimanente. Infatti, quando ce l'ho, diciamo, collegato, basta fare un semplice tap o sfioramento, io di solito faccio il tap, e ci sarà appunto una vocina che mi dirà il tempo rimanente per quanto riguarda l'autonomia. Inoltre è possibile quindi con rispondi o ignora comandare il dispositivo, quindi senza muovere le mani. Praticamente pensate, voi state lavorando oppure state guidando e senza muovere le mani voi rispondete o ignorate la chiamata. Una cosa davvero interessante. Vi ricordo che il dispositivo offre connettività Bluetooth 4.1, quindi offre comunque un'ottima ricezione e soprattutto un consumo di batteria minimo, e offre anche la tecnologia NFC, anche se a dirla tutta utilizzo sempre il vecchio metodo classico che mi piace, cioè il pairing tramite Bluetooth. La base, quindi, il dispositivo stesso non va caricato perché non ha delle entrate micro USB, ma piuttosto è la base che va ricaricata, la base che ci fornisce quelle 7 ore che vi ho detto aggiuntive. Per collegare sempre il dispositivo basterà tenere premuto per 3 secondi sul bottone che troviamo sulla parte posteriore e utilizzare l'applicazione dedicata. Applicazione dedicata che, come ho detto, è molto completa, ci permette di gestire molte funzioni e regolazioni. Che dire, sono davvero rimasto scioccato per questo dispositivo che veramente si va a categorizzare in un settore professionale, ma anche per l'utente che comunque sta molto tempo al telefono ma nel frattempo vuole fare altre cose. Se avete qualche dubbio o qualche domanda potete lasciare un commento qui sotto, io vi lascio il link al sito ufficiale perché ho visto che purtroppo su Amazon non viene venduto il prodotto, e se avete qualsiasi dubbio o domanda potete lasciare un commento. Un saluto a tutti e alla prossima!